da Morbegno ad Asti doveva essere la tappa più lunga di questo Giro d'Italia, invece così non è stato. Uno sciopero dei ciclisti alla partenza di Morbegno ha reso possibile la neutralizzazione della prima parte di gara. Ripartiti da Abbiategrasso per un totale di circa 120 km e non di più. Alla fine a vincere è stato Josef Sernik, il portacolore della CCC, ha staccato i compagni di fuga nel finale, andando a involarsi verso il traguardo di Asti in solitudine. Nulla cambia in classifica generale con Wilco Kelderman sempre in maglia rosa. Domani, ventesima e penultima, e forse decisiva, tappa del Giro d'Italia con l'arrivo a Selsier. La montagna piemontese sarà ripetuta per 3 volte e potrebbe creare degli scossoni in classifica generale prima dell'arrivo conclusivo, la cronometro di 15 km a Milano.